Cari viaggiatori delle Terre del Salento, oggi ci troviamo a Brindisi e vi racconteremo la storia tra mito e leggenda del cavallo parato. Siete di Brindisi? Come no? Ecco, allora io vorrei sapere se voi conoscete la leggenda del cavallo parato, perché ogni anno durante il Corpus Domini... Santo d'oro. Sì. Cosa mi racconta? Ti racconto, pare che quest'anno sia andata benissimo, benissimo. Sì, ma perché si fa? Perché è una tradizione vecchia questa qua, no? Comunque... È una tradizione che va... indietro di molti anni. La paratura del cavallo veniva fatta per abbellire sia il cavallo che anche chi c'era sopra. E ecco perché viene fatta questa paratura qua, e con l'andare del tempo sono andati sempre a migliorare. Speriamo che questo santo fosse un pochettino di fortuna per poter migliorare la città, solo quello serve. Non serve altro. Lei è rimasto contento? Io sì, come no, perché no? Lo segue ogni anno? Sì, come no, tutti gli anni. E partecipa pure? No, vabbè, partecipa alle processioni, ai fuochi d'artificio, alle cose. Comunque è stato bellissimo quest'anno, va? Non si emozioni. Il vescovo che va sul cavallo... seguito poi dagli altri parroci e la gente naturalmente che ci partecipa. È una tradizione brindisina da tanti anni, però so che adesso non è più a cavallo, no? No, però insomma in origine. Sì, dal fatto che è successo che il vescovo cadde da Novella. Comunque bisogna mantenere sempre le tradizioni, secondo me, non devono scomparire, no? È la cultura della nostra città, è importante secondo me. Lei è legata alle tradizioni della sua città? Certo, sì. Allora seguirà anche Terre del Salento su Telerama? Certo, perché no? Il giorno del Corpus Domini il cavallo viene agghindato e porta con sé il vescovo. La leggenda vuole che il re di Francia, Luigi IX, cadesse in battaglia vittima, preda del potentissimo re Saladino. E per essere liberato, pensate, il re Saladino chiese a re Luigi IX 1 milione di scudi. Ad aiutare il re Luigi IX fu proprio Federico II di Svevia che, pensate, in pochi giorni coniò ben 1 milione di scudi, oro e argento. Il re quindi poi potette tornare in Egitto per dare il riscatto al re Saladino e tornare libero nella sua terra. Re Saladino, con
mosso dal coraggio del suo omonimo di Francia, decise quindi di non accettare il riscatto e di farlo tornare trionfante nella sua terra. Quindi questi milioni di scudi vennero caricati su un vascello e alla volta appunto dell'Italia per poi tornare in Francia. Ma accadde qualcosa. A sud di Brindisi, a Punta Cavallo, questo vascello si inabissò. Decise comunque di proseguire il suo viaggio e lo fece a piedi, ma pensate, venne in soccorso un arcivescovo, Pietro III, che decise di donargli un cavallo per poter tornare a casa. E così ogni anno, per tradizione, il giorno del Corpus Domini, il cavallo viene parato, agghindato e viene fatto sfilare per le vie del centro.